festa della Pentecoste. Penta in greco vuol dire 5. Pentecoste sono 50 giorni dopo Pasqua. La festa della Pentecoste si celebra 50 giorni dopo la morte e risurrezione di Gesù. Beh, a dire il vero, c'era già tra gli ebrei questa festa, aveva un altro significato, ma per noi cristiani che siamo i discepoli di Gesù, la Pentecoste ricorda il giorno della nascita della Chiesa per opera dello Spirito Santo. È il compleanno della Chiesa oggi. E allora tanti auguri a tutti noi che siamo parte della Chiesa. Ma per capire, prima di tutto devo raccontarvi che cosa è successo. 50 giorni dopo Pasqua, dicono gli Atti degli Apostoli, questo bellissimo libro scritto dall'Evangelista Luca, c'erano Maria, la Madonna, e i discepoli che erano riuniti insieme dentro il cenacolo, lo stesso posto dove Gesù aveva fatto l'ultima cena ed era apparso da risorto. Ebbene, Maria e gli apostoli erano riuniti insieme con la porta chiusa perché avevano paura. Gli apostoli avevano paura che i giudei venissero a cercarli e venissero a ucciderli come avevano ucciso Gesù. E quindi stavano chiusi dentro con la porta sbarrata e pregavano. Ed era la Madonna che gli dava coraggio, che li faceva stare uniti insieme. Ma mentre erano lì riuniti a Gerusalemme dentro il cenacolo, ecco che si sente un rumore grande. Prima di tutto un vento, e poi quasi un terremoto, e poi un rombo di tuono, come quando c'è il temporale. Un grande rumore e improvvisamente dentro il cenacolo che era chiuso scende come un fuoco che si divide in tante piccole fiammelle. E su ogni apostolo e sulla Madonna questa fiammella di fuoco entra e riempie tutta la persona. Era lo Spirito Santo che scende su di loro e li riempie di forza, di amore e di gioia. E quando loro si sentono così, balzano in piedi e subito aprono la porta e corrono fuori ad annunciare a tutti che Gesù era risorto. Sì, lo Spirito Santo forma la Chiesa dando la forza per andare ad annunciare Gesù risorto. Accade proprio questo. Ed è meraviglioso perché tutte le persone che erano da fuori a Gerusalemme, che venivano da tante parti della terra e quindi parlavano lingue diverse, quando i discepoli escono fuori e annunciano l'amore di Gesù nel proprio dialetto, tutti li capiscono. Anche se non parlavano le loro lingue, tutta la gente capisce gli apostoli perché hanno nel cuore la lingua dell'amore. Un po' è successo quello che potrebbe succedere se io, per esempio, adesso vi dicessi in inglese God loves you, o vi dicessi in spagnolo Dios te ama, e voi magari non capite, ma in italiano vuol dire Dio ti ama. Ecco, ciascuno capisce nella propria lingua, perché la forza dello Spirito Santo, che è la forza dell'amore, fa capire a tutti e unisce le persone nell'unità. La Chiesa è questo, è l'unità. Va bene, allora però adesso noi potremmo chiederci, ok, ma questo che è successo quella volta là, e pensate un po', tutti hanno capito anche se gli apostoli non avevano letto tutti questi libri, oggi come facciamo a sentire lo Spirito Santo? Perché non è più successo che c'è stato il rombo di tuono, il terremoto? Bene, allora, dobbiamo capire una cosa. Quella volta lo Spirito Santo si è presentato così rumoroso perché doveva far capire che lui era Dio. Infatti nell'Antico Testamento era Dio che scendeva tra i tuoni, tra i fulmini, nel vento. Lo Spirito Santo è sceso così per dire che lui è Dio. Ma adesso, nella storia, che noi sappiamo che lo Spirito Santo opera,
non lo vediamo più nei tuoni, nei fulmini, nelle cose straordinarie. Oggi lo Spirito Santo lavora in una maniera diversa, in maniera silenziosa. Proviamo a immaginarci come. Per esempio, se ciascuno di noi fosse come questo pezzo di stoffa e la nostra vita fosse un pezzettino di stoffa così, lo Spirito Santo è come l'ago e il filo che Dio Padre usa per cucire i pezzettini di stoffa tra loro. E facendo il lavoro di unire i pezzettini di stoffa, viene fuori una bellissima tela. Eccola qua! La tela della Chiesa. La Chiesa è l'unione dei pezzettini di stoffa che è la nostra vita, uniti dallo Spirito Santo che li cuce tra loro in silenzio. Le vostre mamme adesso mi dovrebbero interrompere però, perché loro si sono già accorte che questa bella copertina non è fatta di pezzi cuciti tra loro, è fatta di lana, è fatta con un'unica lana di tanti colori. Come si fa allora a fare questo? Servono i ferri per lavorare la maglia. Lo Spirito Santo è proprio questo, ragazzi. Lo Spirito Santo lavora la lana della nostra vita. Lavora tutto, non solo i bordi, non solo i momenti della divisione, ma intesse tutta la nostra vita. Ed è bellissimo. È come se ciascuno di noi costruisce la sua vita grazie all'azione dello Spirito Santo dentro il proprio cuore. E noi capiamo che c'è lo Spirito Santo quando le nostre vite si uniscono insieme a formare il bellissimo mantello della Chiesa, che serve per avvolgere di amore il mondo, tutte le persone. Allora, oggi lo Spirito Santo è nella Chiesa perché crea l'unità tra di noi e la fa ogni giorno, lavorando insieme a noi per essere uniti. Dunque, ogni volta che noi vediamo che c'è solitudine o divisione, ogni volta che ciascuno di voi si sente solo e si sente arrabbiato con gli altri, deve invocare lo Spirito Santo che vince la solitudine e, tessendo un pezzettino della nostra vita, ci unisce agli altri e ci fa Chiesa. E la Chiesa, con la forza dello Spirito Santo che soffia, vedete, apre le porte a tutti perché ci sia la gioia dell'unità. Quando non c'è l'unità, ragazzi, allora non c'è lo Spirito Santo. Ma quando c'è divisione, lo Spirito Santo vince e costruisce la Chiesa unita con il perdono. A tutti allora buon compleanno, perché siamo tutti uniti, la Chiesa nata nella Pentecoste. Ciao!